Amiche, in questo video, oltre che vi mostro la creazione di nuovo, volevo darvi un consiglio, anche se non sono una persona adatta per darvi consigli su questa tecnica, perché è da poco che ci lavoro. E ho utilizzato il filo Purple, non so come si pronuncia, scusatemi per la pronuncia, e sono 2 volte che lo utilizzo e non mi ci sono trovata bene. Vi spiego il motivo. Ogni volta che faccio i passaggi del filo, anche quando devo tagliare il filo in eccesso dopo aver finito la creazione, se vi notate sulla mia creazione, si vedono i pelucchi finali del filo. E io questa cosa esteticamente non la trovo molto bella, quindi non mi sono per niente trovata bene col Power Pro, non so come si pronuncia, scusatemi di nuovo. Mentre col filo in legno vedo che con quel tipo di filo non succede. Infatti io non avevo la possibilità di prendere il filo in legno perché era finito e ho dovuto ordinarlo di nuovo. Non mi sono trovata bene con questo filo. Non ve lo consiglio, anche se come prezzo è molto economico perché non costa tanto il Power Pro. Però non mi trovo bene assolutamente. Non so voi, fatemi sapere. Adesso sto provando anche Longin, ho preso un nuovo tipo di filo e voglio vedere se anche questo ha un effetto diverso rispetto al filo in legno. Poi vi farò sapere. Ci tenevo a dirvi questo perché spero che vi sarà utile. Scusate la pronuncia, purtroppo io non so pronunciare tutti questi nomi strani, però ce la metto a buona volontà. A presto!